Ok, allora come era previsto, oggi facciamo due esercitazioni in preparazione alla prova di questa settimana. No? Quindi adesso alle 14.30 facciamo esercizi di teoria, poi alle 17.30 abbiamo fatto uno scambio con la collega di chimica. E faremo ancora informatica alle 17.30, in mezzo avete matematica probabilmente, sulla parte, sempre sulla preparazione dell'ordine, ma la parte di, alla prova intermedia, ma la parte di programmazione, esercizi di programmazione. Poi la prova si svolgerà il 20 e il 21, sapete l'aula sempre la solita 3D, e i turni sono quelli indicati qua, cerchiamo di velocizzare l'operazione di ingresso e uscita, per riuscire diciamo così, a svolgerlo tutti negli slot che abbiamo a disposizione. Ok? Allora, vi ho chiesto su Telegram di indicare eventuali esercizi, no, con i quali abbiate trovato delle difficoltà, io poi ho fatto la statistica di ciò che avete risposto, è chiaro che ci sono molti esercizi con uno, cioè a cui una persona sola li ha segnalati, ma magari cominciamo da quelli che sono stati segnalati da più persone, e poi vediamo quanto tempo abbiamo oggi, lezione maratona di esercizi a raffica, ok? Per cercare di chiarire questi punti. In questa pagina dove ci sono tutti i testi d'esame, dove ci sono appunto i link ai testi, agli esercizi, delle domande, e quelli che troveremo in questa prova in itinere saranno della stessa tipologia, una domanda sui sistemi di numerazione, una domanda sulle architetture e una domanda sulla programmazione e poi ci sarà l'esercizio di programmazione che è a parte. Trovate anche qua le video maratone, diciamo così, che avevo fatto negli scorsi anni, in cui anche lì venivano risolti gli esercizi, se volete dare un'occhiata. Anche qua non ci sono soluzioni scritte, ma ci sono dei video in cui ne risolvo parecchie decine con lezioni online che facevo nell'ultima settimana del corso. Ma partiamo dall'inizio, diciamo che l'esercizio che ha avuto un pochino più di sollecito è stato l'esercizio numero 7 della parte di teoria, Devo dire che la maggior parte delle segnalazioni erano relative proprio agli esercizi di teoria. E cosa dice l'esercizio 7? Ci chiede di effettuare le seguenti operazioni tra numeri binari rappresentati in modulo e segno e indicare se l'operazione comporta overflow motivando la risposta. Quindi quando c'è scritto usa dei numeri in modulo e segno, uso dei numeri in complemento 2, deve essere chiaro che i numeri che indichiamo qua sono già codificati in modulo e segno oppure sono già codificati in complemento 2. Quindi quello è già il valore, non va trasformato o altro, no? E ti chiede di fare queste operazioni, quindi prendiamo esercizio, teoria, diciamo con i numeri 7. Ci chiedeva di fare con la codifica di modulo e segno questa operazione. Allora, questa è un'operazione tra numeri su 6 bit, quindi si presume che anche il risultato vada espresso su 6 bit, visto che poi esplicitamente ci chiede di parlare dell'eventuale overflow, è ovvio che stiamo lavorando su un'aritmetica con numero fisso di bit. Perché se io potessi aumentare il numero di bit non ci sarebbe mai l'overflow, ok? Quindi vuol dire che sono due numeri di 6 bit ciascuno con il risultato di 6 bit. Questo è modulo segno, quindi significa che l'operazione va fatta separando il modulo dal segno. Quindi noi abbiamo 0 e poi abbiamo 5 bit che rappresentano il primo valore. Il secondo valore è un segno 0 e poi ha 5 bit che rappresentano il valore. Lasciamo perdere, i segni sono entrambi positivi, 0 e 0, e se i segni sono entrambi positivi vuol dire che questa somma è effettivamente una somma, e
e non una sottrazione, no? Non è una somma algebrica, ma una somma effettiva di cosa? Dei valori assoluti. Allora io faccio la somma dei due valori assoluti e vedo cosa esce. La somma dei due valori assoluti mi dà 0 sul bit meno significativo, poi il riporto di 1, quindi 1 più 1 fa 0, 0 di nuovo, 0 di nuovo, perché è sempre un riporto che si somma all'1 che trovo, poi qua ho il riporto che si somma a due uni, e quindi lo stato è 1 col riporto aggiuntivo in uscita. Allora, questo 1 di riporto in uscita mi indica che, cosa ho fatto qua? Ho fatto la somma tra i moduli trattandoli in binario puro, sì. Sono i moduli di un numero, il valore assoluto è un numero assoluto, codificato in binario puro. Poi c'è il segno a parte. Quindi questo 1 messo qua mi indica che c'è stato un overflow, perché il modulo, cioè il valore assoluto del risultato, non è rappresentabile su 5 bit, che sono quelli che ho a disposizione. Quindi il risultato di questa operazione sarebbe più e questo numero qua, ma è affetto da overflow, è sbagliato in quanto affetto da overflow. Poi lo vediamo anche occhio che questo numero qua è più piccolo di questo e anche più piccolo di quell'altro, cioè che il risultato di una somma di numeri positivi dia un risultato minore degli addendi, c'è qualcosa che non quadra, però non è da questo confronto che ci accorgiamo dell'overflow, ma dal fatto che per fare l'operazione, ripeto, questa operazione, la somma dei moduli, scriviamolo qua, è una somma tra numeri in binario puro. Quindi l'overflow è indicato dall'eventuale riporto, che in questo caso c'è. Poi l'altra metà dell'esercizio mi chiedeva di fare un'altra operazione, che adesso andiamo a vedere qual era, un'altra somma, questa volta tra un numero positivo e un numero negativo. Il primo numero è positivo, il secondo numero è negativo perché è segno meno davanti. Quindi in qualche modo stiamo facendo, lo scrivo a fianco in una notazione non proprio precisa, un più 11101 a cui sommo meno 100111. Giusto? No, aspetta, ne ho messo uno di troppo. 10111. Cioè, se leggo questo primo 0 come più e quell'altro primo 1 come meno, li leggo così questi numeri. Positivo un certo valore assoluto, negativo un altro valore assoluto. Da sommare. Quindi in realtà cosa devo fare? Beh, l'operazione da fare, in questo caso, è la sottrazione dei moduli. Perché è una somma di un positivo con un negativo, quindi in realtà dovrò fare 11101 meno 10111. Giusto? Questo è quello che facciamo anche normalmente in decimale. Quindi 1 meno 1 fa 0, 0 meno 1 non si può fare, farebbe 2 meno 1, quindi 1 con un riporto, con un prestito. Quindi ho un prestito, 1 meno 1 meno il prestito, non si può, quindi dovrò fare 2 più 1, 3, meno 2, 1, con il prestito. A questo punto ho 1 meno 0 meno il prestito, che fa 0, 1 meno 1 fa 0. Ok. Non ho avuto overflow.
e quindi il risultato sarà il segno positivo e poi questo valore. Perché il segno è positivo? Ma perché avevo un numero in questa sottrazione, il numero, il primo addendo era positivo, era di valore assoluto maggiore del secondo addendo che era negativo, quindi il segno del risultato è quello dell'addendo di valore assoluto maggiore. Altrimenti avrei dovuto fare la sottrazione al contrario, chiaramente, se il secondo addendo avesse avuto un valore assoluto maggiore del primo. Dimmi. Allora, se fosse stato in complemento 2 si ragionava in modo completamente diverso. Non si separava il segno, si faceva la somma di tutto insieme. Se vogliamo possiamo inventarcelo, se questo non è l'esercizio del testo, no? Però variante di stesso esercizio. Se fosse stato codificato in complemento 2, sarebbe stato molto più facile. Perché semplicemente queste due cose qui gli avrei detto va bene, facciamo la somma e poi andiamo a vedere i segni. Quindi in questo caso vedete che io faccio la somma tenendo tutti e 6 i bit, non ho staccato il bit di segno, lo tengo insieme agli altri. Qui sto facendo la somma di due numeri col segno 0, quindi positivi, mi aspetto che il risultato che salta fuori da questa operazione, al netto di eventuali riporti di cui non me ne frega niente, devo ignorarli, mentre prima invece sono stati importanti, al netto di eventuali riporti mi aspetto che il segno sia positivo. Se fosse negativo, overflow. Se il segno è positivo, invece no. Andiamo a vedere cosa fa. 0 con un riporto di 1 fa 0, con il riporto di 1 fa 0, con il riporto di 1 fa 0, qui fa 1, 1. Quindi in questo caso, overflow, perché la somma di due positivi non può essere negativa. E se facessi l'altra operazione, sempre pensando che i numeri questa volta siano codificati, dove è finita l'altra? Sì, questa qui. In complemento 2, anche qua sto facendo la somma di un numero positivo più un numero negativo. Perché anche qua il primo bit indica il segno del numero, ma durante l'esecuzione dell'operazione questo non mi dà particolare fastidio. La eseguo e basta. Sempre su 6 bit, mettendo il bit di segno insieme agli altri. E quindi uno, tra l'altro qui è una somma, chiedevo di fare la somma, faccio la somma, non devo fare la sottrazione, non ho ragionamenti complicati da fare sui segni. 1 più 1 fa 0, col riporto. 0, sempre con un altro riporto, qui c'è un 1, poi 1 più 0 più il riporto ti fa 0 con il riporto di 1, qui c'è un 1 più 1 più il riporto fa 1 con il riporto di 1, c'è un riporto da sommare, 0 più 1 più il riporto fa 2, cioè 0, con un riporto. Allora, in questo caso il risultato è corretto. No, non, senza overflow. Perché ho sommato un positivo con un negativo, il risultato positivo, ok, senza problemi. Poteva venire positivo, poteva venire negativo, a seconda di... Tanto qua in complemento 2 non è neanche facile vedere quale valore assoluto è più grande dell'altro, no? Mentre in modulo segno, cioè il modulo lo vedo. Ovviamente il risultato è fatto da questi 6 bit qua, non da questo. Questo 1 qui non c'è, non esiste. Nonostante l'abbiamo scritto, cioè saltato fuori dall'operazione, lo ignoriamo perché in complemento 2 non ci dà nessuna indicazione utile. E sicuramente non fa parte del risultato, il risultato è solamente questo. Chiudiamolo per a scanso di equivoci. Ok? Non so se si è notato, ma in tutta questa cosa qua non mi sono posto neanche per un secondo
il pensiero di quanto fanno questi numeri in base 10. Non me l'hanno chiesto, non mi è servito, va bene così. Dimmi. No, cioè, lo ripeto per tutti, dici faccio la somma di due positivi. E ti esce? Positivo. Fa la somma di due positivi e gli esce un positivo, bene, fine. Anche se c'è il carry. Sì, il carry non importa, in complemento 2 non importa. Cioè, la controprova è anche qua, io non ho avuto nessun carry ma il segno è sbagliato. Cioè, in complemento 2 guardate solo il segno, punto. I riporti vi servono per fare le operazioni, ma poi finisce lì. A parte che non può capitare. Però non importa, non devi guardarlo, non devi neanche porti il problema. Ok? Allora, se andiamo avanti, l'esercizio successivo, che anche questo ha ricevuto 3 voti, è l'esercizio numero 10. Cos'è il 10? Dati i seguenti 3 numeri su base 8 in complemento a 2, questo qua è veramente contorto, cioè nel senso che non si capisce cosa chiede. Calcolare la somma totale e rappresentarla sempre in base 8 su 8b. Tenete presente che questi esercizi sono anche in ordine cronologico, quindi questo probabilmente l'abbiamo dato 6 anni fa e gli ultimi sono quelli un pochino più fedeli. Infatti se guardate i video iniziavo sempre a risolverli dal fondo, dagli ultimi, no? Che sono quelli degli ultimi anni. Comunque, non ci scorgiamo. Allora, dice che ho dei numeri in base 8 e in complemento 2. Allora, che siano in base 8 non mi preoccupa, perché vuol dire che7 scritto in base 8 in base 2 si scriverà su 3 bit 111. 13 non si dice 13, è 13 in base 8 in base 2 sarà due gruppi di 3 cifre 001 011 13 e l'altro nostro amico 11 anzi 11 in base 2 varrà 001 001. Allora, questi sono numeri da sommare tra di loro. L'unico problema è che il primo numero ha una cifra sola anziché ne averne 3. No? Quindi in realtà vuol dire che questi qua sono messi qua, qua davanti mancano 3 cifre. Per poterli sommare devono avere tutti lo stesso numero di bit. Ecco, questo esercizio è ambiguo nel fatto che non ci fa capire se qui dentro ci devo mettere 000 oppure 111. E voi dite, ma perché mai dovresti metterci 111? Ma perché se io guardassi questo numero in assoluto, mi dicono, guarda questo qui è in complemento 2 su 3 bit, io dico ah benissimo, vale meno 1, ok? Meno 4 più 2 più 1. Adesso mi dicono scrivilo su 6 bit, lo stesso numero, ti do dei bit in più, cosa ci metto davanti? Non ci metto degli zeri che mi trasformerebbero in numero da negativo a positivo, ci metto degli 1, cioè su 4 bit questi 1 e 1 1, se ci aggiungo un bit vale sempre meno 1 e questo vale sempre meno 1 e questo vale sempre meno 1. Questa è una cosa che non abbiamo visto. Quando io aumento il numero di bit di un numero in complemento 2, sulla sinistra, se io scrivo in decimale 10, no scusate, 13, è sottinteso alla sinistra delle decine una sfilza infinita di 0. 13 è come scrivere 0013. In complemento 2, in binario puro anche, in complemento 2 sottintesi alla sinistra del bit di segno ci sono infinite copie del bit di segno stesso.
Cioè aumentare il numero di bit di un numero complemento 2 si fa attraverso quella che in gergo chiamiamo estensione del segno, cioè copiare tante volte lo stesso segno che aveva, in modo che così non cambia né il segno né il valore del numero. Allora, in questo caso non era chiaro se questo numero era da intendersi su 6 bit e quindi 0, 7, o se era da intendersi su 3 bit e quindi meno 1 su 3 bit. Questo era il punto ambiguo dell'esercizio. Immaginiamo che fosse meno 1, però, come vi dico, essendo ambiguo, anche se uno avesse messo degli zeri andava bene lo stesso. L'importante è metterci qualcosa, perché poi quando fai le operazioni in colonna, quelle caselle lì, devi sapere che cosa c'è dentro. Ok? Dopodiché, fatto questo, devo fare la somma, no? Adesso posso fare la somma 2 e 2, posso fare la somma di tutti e 3. Come dice di fare? Ah, ecco, no, scusate, ho perso un pezzo. Su 8 bit c'era scritto, vedi che bisogna sempre leggere tutto. Su 8 bit vuol dire che questi numeri qua non sono questi, ma sono così. Oppure il primo, se l'avessimo interpretato in modo diverso, avremmo potuto dire così. No, a seconda che vediamo che sia sottinteso il B di segno o sottinteso lo 0. Questo esercizio, come dicevo, non è chiaro. E quindi mi ha detto chiaramente che l'operazione che devo fare è con numeri su 8 bit, e quindi li devo riportare tutti comunque su 8 bit. Poi faccio l'operazione, che verrà quel che viene, e poi dovrò riportare il risultato sempre in base 8, quindi riconvertirlo in base 8. Allora, cosa viene qua? Viene 1 più 1 più 1, che fa 3, si può fare in un botto solo, 3 è 1 con riporto di 1. Poi abbiamo l'1 più 1 più 1, 3, quindi 1 con riporto di 1. Poi qui abbiamo sempre riporto più 1, più 0 più 0, che fa 2, 2 fa 0 con riporto di 1. Questo qua è un po' più rognoso perché avremo 1 più 1 più 1, più ancora 1 di riporto, che farebbe 4. Vabbè, 4 fa 0 con riporto però sul bit dopo. Quindi sto saltando dei passaggi per brevità, lo sto facendo un po' a mente, ma qui c'è un riporto, quindi mi dà uno 0. Se lo fate con calma facendo la somma dei bit vi dovrebbe venire. Poi c'è ancora un riporto qua, 1 più 1 fa 0, più 1, di nuovo 0, più un riporto di 1 che non sto neanche a scrivere, perché tanto in complemento 2 non mi interessa. Allora, questo numero qui, in base 8, si scrive 0, 0, 3. Forse ho sbagliato qualcosa. 1, 3, 1 con riporto di 1. 2, 3, 1 con riporto di 1. 2 con riporto di 1, qui abbiamo 1 più 1 sono 4. Quindi 0 con riporto di 4. Qui non c'è niente, qui 1 più 1 fa, eccolo qua, 0 con riporto di 1. Vabbè, niente, ho voluto fare cose in fretta, era meglio se le facevo per gradi. Facciamo questo, scusate, mi rimangio tutto, lo rifaccio a pezzi. Così almeno ci viene giusto. 0, 1 con riporto di 1. 0 con riporto, 1 con riporto, 1 con riporto, no, 0 questo, poi c'è riporto più 1 fa 0 con riporto, 0,
0. Ci sta, perché questo era 4 tra 7 più meno 1 fa 6. Adesso rifacciamo 6 sommando al terzo numero. Vediamo cosa viene. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ok. Quindi avevo sbagliato i passaggi prima. Quindi in base 8 dovrebbe venire 0, 2, 3. Ci viene? Certo, dobbiamo aggiungere comunque un altro. Questo qui potremmo scriverlo o non scriverlo, normalmente per chiarezza lo si scrive, anche se in realtà qui 0, 2, 3 sarebbero 9 bit, ma se sappiamo che sono 8, ne guardiamo solo i primi 8. Dipende da... non c'è una regola precisa. Il motivo per cui si usa molto di più la base 16 che la base 8 è che non ha questi problemi, perché a quel punto hai 4 bit e non ti chiedi ne devo aggiungere uno o devo toglierlo. Poi va spiegato, non c'è la regola in generale. Dimmi. Uno, uno, uno. Allora, quando io scrivo 7, se io avessi scritto 007, era chiaro che volevo dire questo numero qua, no? Su 8 bit. Scrivendo solamente 7 lascio un pochino... Sto dicendo che gli ultimi 3 bit sono sicuramente questi, ma quelli davanti... Allora, io potrei dire, vabbè, chi mi ha scritto il 7 ha lasciato sottinteso uno 0... Oppure mi ha detto, no, prendi questi 3 bit qua e interpretali in complemento 2. Allora, se quello è un numero in complemento 2, è meno 1 e quindi per scriverlo su 8 bit va esteso con 1. Se questo invece è un pezzo di un numero che davanti è sottinteso degli zeri, allora vale più 7. In questo esercizio non è chiaro come devo interpretarlo, non è spiegato. Quindi, comunque lo prendiate... Poi l'altro esercizio che veniva citato era il 48, sto prendendo quelli che avevano più di un voto. 48, andiamo avanti. Ah, questo no, 48 è quello sotto. Dati questi numeri, A e B in complemento 2 espressi in base 16, calcolare prima la differenza in binario, complemento 2, e poi riportare il numero anche in decimale e in esadecimale. Dire inoltre che se si verifica overflow, la cosa più rognosa è farlo in decimale. Però andiamo a prendere questi numeri, esercizio 48. In cui dobbiamo, ho sbagliato a copiare, copia. Fare la somma, giusto, di questi due signori? No, la differenza, A meno B. Sapendo che sono in base 16 in complemento 2. Allora, la prima cosa da vedere, da chiederci è quanti bit abbiamo. Il numero A avrebbe 12 bit, il numero B avrebbe 16 bit. Quindi noi facciamo... le operazioni su 16 bit. Quindi, no? Perché B ha 16 bit, A ne avrà 12, ma in realtà ne ha 16, di cui i primi 4 non li sto usando. In questo caso non ho
Non ho dubbi perché il primo bit di questo numero è uno 0. Ok? 1 vuol dire 0001, quindi non mi dà problemi dire che l'operazione che devo fare è 01AF meno 8F02. Ovvero sia in binario 0, 1, A vale 10, 8 più 2, F vale 15, tutti uni, meno 8, F, tutti uni, 0, 2, 0, 0, 1, 0. Vabbè. Con calma, sono 16, uno dopo l'altro ci riportiamo a casa. Quindi il fatto che siano complemento 2, di fatto non stiamo facendo cose strane, ci hanno detto che sono in complemento 2 e quindi nel fare l'operazione faccio l'operazione normalmente, nell'interpretare l'overflow devo tener conto che erano in complemento 2. Toglietevi dalla testa, perché alcuni negli anni continuano a ripeterlo, ah ma allora devo convertirli dalla base 16 al complemento 2, non vuol dire niente questa frase, non devo convertire niente, quello è un numero che ti dicono, è scritto in tedesco, leggilo così, è scritto in complemento 2, leggilo così. Ok? Allora facciamo la sottrazione, 1 meno 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, e fin qui è facile, poi qui abbiamo 1, 1, poi 0 meno 0 è 0, 1 meno 0 è 1, 0 meno 0 è 0, 1 meno 0 è 1, me la sono cavata finora senza prestiti, 1 meno 1 è 0, e qui comincia un po' il lavoro da fare, 0 meno 1 fa 2 meno 1, cioè 1, con un prestito, qui ho 0 meno 1 meno 1 di prestito, quindi prendendo un prestito a mia volta devo fare 2 meno 1 meno 1 che fa 0, e poi un prestito su questo bit in cui dovrò fare la stessa cosa, 0 meno 1, prendo il prestito, 2 meno 1 meno 1 fa 0, qui devo prendere un prestito, fare 0 meno 0 meno 1, non posso, e quindi prenderò 2 di prestito e farò 2 più 0 meno 0 meno 1 che fa 1, ma ho preso un prestito qua in cui rifarò la stessa cosa, 2 più 0 meno 1 meno 1 fa 1, qui uguale, e su questo dovrò fare 0 meno 1 meno 1 di prestito, che fa 2 meno 1 meno 1, 0. Questa operazione qui ha dato overflow oppure no? È corretta o sbagliata? Allora ho preso un numero positivo e ho sottratto un numero negativo. Mi aspettavo che il risultato diventasse più positivo di prima, se si può dire, cioè positivo comunque, no? È venuto positivo, perfetto, no overflow. Perché un numero positivo a cui sottraggo un numero negativo mi ha dato un risultato positivo. Il valore di questo numero sarà 7 in base 16, 7, 2, A, B, no aspetta, questo è, non è B ma è sono 13, quindi A, B, 10, 11, 12, 13, A, B, C, D, D, grazie. In base a 10 te lo calcoli. Ok?
Sì, questa è la regola normale della sottrazione. Quando ho 0 meno 1 devo prendere un prestito, quindi sottraggo un'unità al bit alla mia sinistra e quella vale 2 unità nel bit presente. Esatto, e poi c'è un prestito di cui devo tener conto quando elaborerò il bit alla mia sinistra. Dimmi. Quale? No. Possiamo riprovare. Allora, 1 meno 0 fa 1, 1 meno 0, 1, 1, qui va bene. Poi qui abbiamo 1 meno 1 fa 0, ma qua siamo tutti d'accordo. 0 meno 1 è 2 meno 1 a cui ho preso un prestito, quindi fa 1. Poi qui abbiamo 0 meno 1 meno 1 fa 0. Perché 0 meno 1 meno 1 farebbe meno 2, non si può. Devo prendere un prestito, prendendo un prestito ho 2, un più 2, più 0, meno 1 di prestito, e che fa 0. Oh, avete imparato a fare i prestiti in base a 10, qua è più facile. Allora, possiamo provare a vedere il 20, vediamo se ci sono da fare una sottrazione che ci esercita. Il 20 ci chiede di... Ah, allora, dati due numeri in complemento 2, scritti in formato esadecimale, questi due numeri qua, quindi esercizio 20, abbiamo questi due numeri, complemento 2, base 16. Dire qual è il valore maggiore dei due, e poi calcolare la somma dei due numeri e rappresentarla in formato esadecimale. Allora, qual è il più grande di questi due? Adesso, magari così in base 16 non abbiamo l'occhio, proviamo a scriverli in base 10, in base 2, pardon. A, 1, 0, 1, 0, F, 1, 1, 1, 1, 4 zeri, 0, 0, 1, 0, 0. Questo è il primo. Il secondo è 8, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 1, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1. Allora, di questi numeri, qual è il più grande? Il primo. Perché alla fine sono sommatorie, no? Il primo termine, che è quello che pesa di più, è uguale. È un meno 2 alla 6, meno 2 alla 15. Però è uguale. Il secondo, che è quello che peserebbe di meno, un pochino di più, ma positivo, è più 2 alla 14, è uguale. Poi qui c'è un 1 e sotto c'è uno 0. E quindi il primo ha un termine che il secondo non ha. Tutti gli altri termini sono più piccoli e per costruzione, se ci fossero anche tutti uni qua, quindi sommo, scusate, tutti uno sotto, quindi sommo tutto quello che riesco, e tutti zero sopra, non sommo niente, in ogni caso la sommatoria di quelli sotto sarebbe, non varrebbe quanto l'uno che c'è nel bit successivo. Se voi avete un in decimale 10.000, 1 con 4 zeri e 0 con 4 cifre, avete un bel da giocare con quelle 4 cifre, non riuscirete mai a superare il 10.000. Al massimo fate 9.999. Quindi, guardando alla sinistra, questo è più grande dell'altro. Il fatto che siano negativi non ci deve trarre in inganno. Se fossero in modulo segno, ragionerei al contrario, direi sono tutti e due negativi, quindi il numero più grande è quello che ha il valore assoluto più piccolo. Quindi sarebbe secondo in questo caso.
Ma qui in complemento 2 ci sono tutte somme semplici, quindi non hai bisogno di far nulla. Quindi questo è sicuramente il maggiore. Poi cosa mi dice? Che devo fare la somma? E vabbè, la somma è facile da fare. Uno, zero, uno, zero, uno, poi tre zeri, poi uno più uno fa due, cioè zero, col riporto, qui fa tre, quindi uno col riporto, fa di nuovo tre, uno col riporto, due, zero col riporto, qui ci metto il riporto più zero, più uno, zero, uno. Cosa mi dice? Rappresentare il risultato in formato esadecimale. Quindi questo qua è un B, 6, 1, 5. Quale? Questo bit qua? Sì, è 0, scusa. Sì. Quindi non è, è 3. Grazie per la correzione. Quindi questo, il risultato dell'operazione è questo, è 3, 6, 1, 5. Qui non mi dice manco, non mi chiede se c'è overflow oppure no, quindi potrei anche non guardarlo, non me l'ha chiesto, ma noi siamo qui, siamo amici e lo guardiamo. In questo caso c'è stato overflow. Perché? Perché? Perché ho sommato due numeri negativi e mi è uscito un risultato positivo. Quindi la somma di due negativi non può essere positivo. Ok? Poi ce ne sono ancora un paio che avevano due voti e poi andiamo a pescare tra quelli che hanno avuto un voto solo. Il 17, che in realtà è una domanda teorica, che chiede perché i numeri in virgola mobile vengono immagazzinati con notazione in virgola mobile I7754, vista brevemente lezione, non con altri possibili sistemi. Questa è la domanda sui massimi sistemi. In altre parole, ma la vera domanda è questa: quali sono i vantaggi della virgola mobile? No? Quindi diciamo innanzitutto che i numeri in virgola mobile separano la rappresentazione in virgola mobile, separa innanzitutto il segno, la mantissa e l'esponente e dedicando un certo numero di bit ciascuno. Lo standard ci dice quanti bit e come sono codificati queste parti. Il principio generale è questo, segno, mantissa, esponente, ma poi devo vedere quanti bit ho per la mantissa, se sono prima, se sono dopo, eccetera, e lo standard mi dice come farle. No? Poi, al di là del fatto che non mi ricordo i dettagli dello standard, ma nessuno mi sta chiedendo. E quali quindi, in realtà, il numero, il valore, lo calcolo come segno per, che può essere positivo o negativo, la mantissa per 2 elevato all'esponente. E l'esponente essere positivo o negativo e indica di quanti
posti occorre spostare la virgola. E quindi il vantaggio di questa notazione, della notazione virgola mobile, è che è possibile, con un numero fisso di bit, rappresentare numeri molto grandi, lo scrivo tra virgolette, se noi colleghi di matematica mi picchiano, o molto piccoli, mantenendo un certo numero di cifre decimali significative significative che dipendono da quanti bit dedico alla mantissa. Quindi sia che io stia rappresentando un numero del tipo 10 alla meno 30 o un numero 10 alla più 18, avrò comunque 3, 4, 5, 8, 12, no? Quante sono, dipende dalla precisione, cifre significative dopo la virgola. Solo che questa virgola viene moltiplicata per un esponente, quindi viene spostata. Quindi è un numero di bit complessivo fisso per avere un range di valori molto molto ampio. A differenza di altre rappresentazioni come quella della virgola fissa, in cui io decido una volta per tutte esattamente l'ordine di grandezza della parte intera e della parte frazionaria, e poi non posso né rappresentare numeri più piccoli che avrebbero bisogno di più cifre dopo la virgola, perché la virgola, se non la posso spostare, una volta che ho quattro cifre dopo la virgola le ho finite, la quinta non ce l'ho. Invece virgola mobile, sposto la virgola a destra e vedo quelle cifre lì. No? Questa è un po' l'idea. Poi l'altro che ha ricevuto due voti è il 2 delle architetture. Cambiamo tema. Sul file delle architetture, la domanda numero 2, questo in realtà non l'abbiamo trattato quest'anno, però facciamo in fretta a rispondere. Chiede qual è la differenza tra un bus seriale e un bus parallelo. Ok? La differenza è che un bus seriale trasferisce un bit solo per volta. Quindi è come dire che il databus è di un bit. E il bus parallelo trasferisce una parola di n bit per volta. Quindi è come dire che il database ha un certo numero di bit. Allora, vantaggi e svantaggi. Vabbè, il bus parallelo viene usato per i bus interni tutti. Quindi il bus che collega la CPU alla memoria è un bus parallelo, abbiamo visto che la dimensione del database deve coincidere con la dimensione dei registri, con la dimensione dell'ALU, eccetera, per, diciamo così, massimizzare le prestazioni del calcolatore. Sono sicuramente più veloci, perché in un unico trasferimento ti trasferisco 64 bit anziché mandarteli uno per volta, sono più costosi e tendono ad essere complessi a livello di cablaggio. Cioè, se io devo fare un cavo che porta 64 fili da un computer a una periferica, sto cavo qua mi viene spesso 4 cm. E infatti, di fatto, per le connessioni esterne oggi non si usano più i bus paralleli,
Io l'ultimo bus parallelo che ho visto era tanti anni fa per collegare una stampante. Le stampanti erano collegate attraverso un bus parallelo. C'era il cavo di collegamento della stampante che era di questo diametro, come un dito. Ok? Mentre invece il bus seriale trasmette un bit per volta, pensate al bus USB, no? Un qualunque collegamento USB, USB 2, 3, USB-C, un mini USB, tutto quello che volete, c'ha 4 fili in tutto. Alimentazione e massa, cioè trasferire la corrente, un bit per i dati che vanno e un bit per i dati che tornano. Quindi, tra l'altro USB sta per Universal Serial Bus, la S sta proprio per seriale. No? Quindi costa meno, più semplice, cablaggi magri, diciamo così, pochi fili, e a volte può diventare anche più veloce, anche cioè adesso qua entriamo in dettagli ad alta velocità. Cioè pensate un altro esempio di un bus seriale, collegamento video HDMI. No? E se ci pensiamo, il collegamento video ne pompa di dati al secondo, no? Uno schermo 4K, 8K, attraverso un filo, un bit uno dopo l'altro, devi colorare tutti i pixel dello schermo 75 volte al secondo. Si riesce a far andare a volte i bus, che poi è il cavo che porta il segnale con i videoproiettori anche. Allora, pensate di tirare su un cavo HDMI che comunque ha una certa dimensione rispetto a portare un cavo invece che fosse molto più grande, non sarebbe fattibile. Ma poi anche come velocità di trasmissione dei dati, avere un filo solo ha un vantaggio, che non fa interferenza. Se io ho 8 fili, su ciascuno dei quali c'è un bit diverso e questi bit cambiano in continuazione, per, diciamo così, onde elettromagnetiche, no, ciascun filo causa rumore sui fili vicini. E oltre una certa lunghezza, questo rumore degrada il segnale al punto che dall'altra parte non leggo più niente. Quindi diciamo che aggiungiamo che un difetto sono complessi livelli di cablaggio e poi sono limitata la distanza massima, la lunghezza massima. Un cavo parallelo per stampanti che non doveva andare a una grande velocità perché la stampante, poverina, è lenta, più lunghi 2 metri non li facevano. Sono tutti i problemi poi elettrici e pratici. Quindi, anche in informatica non è vero che averne 16 sia meglio che averne uno. Dipende da tanti altri fattori. Ok, io direi, già che siamo su questa parte del laboratorio, fatemi prendere 2 a caso, sempre di queste unità, no? Poi magari torniamo sui numeri. Ad esempio qua è saltato fuori, questi sono tutti a pari merito, quindi li prendo, i primi che sono venuti facendo il pivot essenzialmente, quindi non ho nessun criterio per scegliere gli altri, però mi è saltato fuori il 51, chissà cosa chiedeva. Vabbè, va bene, un calcolino. Si vuole progettare un sistema di elaborazione che permetta di installare fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 4 GB di memoria cache di primo livello. Sapendo che la memoria organizzata in celle con parallelismo 128 bit determinare la dimensione minima dell'address bus. Ok? Quindi, mi ho detto che era il numero, già mi sono dimenticato, 51. Allora, noi abbiamo la RAM da 64 GB, poi abbiamo cache, la memoria cache di primo livello che è di 4 GB, poi mi dà l'altro dato che dice che la memoria parallelismo 128 bit,
trovare l'address bus. Ok? Allora, qui vale l'unica formula che abbiamo, che è la quantità di memoria installabile in un calcolatore, se dimensionato correttamente, è data dal numero di celle di memoria che ho, indirizzabili al massimo, che è data da 2 elevato all'address bus. Ah, scusate, metto la frecciolina. Alla dimensione dell'address bus, moltiplicata per la dimensione di ciascuna cella di memoria, che è la dimensione del database. Questa è la formuletta che ci ricordiamo, poi bisogna ricondurre ai dati che abbiamo. Ad esempio, la dimensione dell'address bus, vabbè, è l'incognita. La dimensione del database sarà uguale alla dimensione della cella, cioè 128 bit. La dimensione della memoria, la memoria totale che voglio indirizzare in questo calcolatore, quant'è? Qui in realtà c'è solo un modo di sbagliare, e il modo di sbagliare è fare 64 più 4. La memoria cache non è memoria indirizzabile. La memoria cache tiene una copia di comodo di un dato che è già in memoria principale. La memoria cache non ha indirizzi di suo. Non posso salvarci dei dati in più che voglio, o leggere dei dati specificatamente dalla cache. È una finestra sulla memoria grande. Quindi l'unica memoria indirizzabile è la RAM, che fa 64 GB. Allora, impostiamo questa semplice equazione giocando sulle potenze di 2 per semplificarci i calcoli. Quindi noi abbiamo, copio solo i dati, 64 GB uguale 2 elevato address bus moltiplicato 128 bit. Ok? Uso la B minuscola per bit, la B maiuscola per byte. A sto punto 64 sono 2 alla sesta, giga sono 2 alla trentesima, 2 alla 30 giga, byte sono 2 alla 8, 2 alla 3 scusatevi, sono 8 bit, quindi 2 alla 3 bit, uguale l'incognita, 2 alla address bus, moltiplicato per che cosa? 128 che è 2 alla settima bit. Allora, bit con bit si semplificano e io alla sinistra dell'uguale ho 2 alla 39, giusto? 6 più 30 più 3 uguale 2 alla address bus per 2 alla settima, quindi l'address bus è 39 meno 7. Bit uguale 39 meno 7 fa 32 bit minimo. Qui basta non incasinarsi con i numeri, non confondere bit con byte. Spesso non serve neanche scomodare i logaritmi, perché andiamo direttamente a confrontare le potenze del 2. Poi se uno vuole, se uno avesse la calcolatrice, fa 64 per 2 alla 30 per 2 alla 8, diviso 128 e tutto logaritmo in base 2, gli viene fuori 32, no? Però. Facciamo un altro di architetture, 55,
No, questo è uguale però. Vabbè. Te lo chiede un po' al contrario, ti dice quante celle di memoria sono indirizzabili con un address bus a 10 fili. Quindi ti sta dicendo che l'address bus è di 10 bit e ti chiede quante celle di memoria sono 2 alla 10. Se no, vabbè, poi se vogliamo fare il conto, questo lo so fare, fa 1024 celle di memoria. Ho pochi bit, non è che posso avere tante celle. La domanda poi ti dice, però, la memoria che puoi indirizzare, quanto è grande se la singola cella ha un'ampiezza di 2 byte? Quindi, se una cella uguale 2 byte, la quantità di memoria non potrà essere che il numero di celle per la dimensione della cella. Quindi 1024 per 2 byte. Occhio, 1024 è un numero, non è un byte. La dimensione della cella invece è un numero di bit, 2 byte. Quindi sono, in questo caso, 2048 byte. Oppure possiamo anche scrivere come 2 kilobyte. Ok? Ma prendiamo qualcuno dei numeri. Faccio ancora uno sui numeri, poi ne vediamo un paio di Python e poi ci salutiamo perché il tempo finisce. Questo era il 51, vediamo un po' cosa ci dà. Vabbè, questa è di una solita somma. Vediamo di prendere un altro, dai. Il 37 cos'era? Vabbè, dai, facciamo questo che sono semplici conversioni. Trasformare questi numeri in complemento 2 su 6 bit. Allora, in complemento 2 partiamo dal primo, più 60. Innanzitutto il complemento 2 su 6 bit, ci stiamo? Allora, complemento 2 su 6 bit, no, cioè risolto in fretta questo esercizio, non si può, perché il complemento 2 su 6 bit rappresenta numeri tra meno 2 alla quinta e più 2 alla quinta meno 1, cioè meno 32 e più 31. Ciao, andiamo a casa. Se invece fossero 7 non mi piace, fossero 8 bit, allora si può fare, allora, per il nostro piacere, per non gioire di un non si può, proviamo a risolverlo con 8 bit.
Allora, tra i tanti modi di fare la conversione, ricordiamoci, secondo me è quello più veloce, di andare a caccia delle potenze. Poi uno può prendere 60, fa 60 diviso 2 fa 30, 30 diviso 2 fa 15, 15 diviso 2 fa 7, eccetera, eccetera, prende i resti, eccetera. Però 60 io lo posso scrivere come somma di potenze di 2, allora 64 non c'è, il 32 c'è, 60, se a 60 tolgo 32, cosa ne rimane? Rimane 28, ok? 28, allora il 28 che cosa ha dentro? Ha come potenza di 2 il 16, 16 più 4, quanto fa? 12? Quindi 28 è 16 più 12, e 12 non è altro che 8 più 4, quindi vuol dire che, partendo da destra, 1 non c'è, 2 non c'è, 4 c'è, 8 c'è, 16 sì, 32 sì, 64 no, meno 128 no, su 8 bit. E verrebbe fuori così. Si può anche vedere che è 15 per 4, no? Sti 4 uni presi da soli fanno 15, con due zeri davanti, con due zeri dietro l'ho moltiplicato per due volte, ma vabbè. Invece il modo più veloce per fare meno 60, vabbè, complemento, visto che ce l'ho già, il più 60. Quindi ci ricordiamo qual è la macchinetta per ottenere il complemento, cioè l'opposto di un numero in complemento 2, è invertire i bit. 1 1, 4 0, 2 1 e poi sommo 1. Quindi si sommava questo e quindi il risultato, il meno 60 fa, anche qua partiamo da destra, 1 più 1 fa 0, col riporto, qui abbiamo 0 col riporto, qui si assesta il riporto, poi ho tutti 0, 0, 0, e poi un 1, 1, quindi 1, ah, 1, 1, così. Questo qua vale meno 60. E poi mi chiedevano, vabbè, il più 70, giusto? Più 70... Questa volta è facile, 70 perché 64 più 6, 6 è 4 più 2. Quindi ho meno 128 non c'è, più 64 c'è, 1, 32 no, 16 no, 8 no, 4 sì, 2 sì, 1 no, fatto. Poi, se a voi piace fare divisioni per due, fate. Ok, diamo allora, magari, nei 10 minuti che ci rimangono, un'occhiata a un paio di esercizi che saltano fuori della parte di programmazione. Vi ricordo che nelle tre domandine più propriamente di teoria ce n'è sempre la terza, è sempre sulla regole, diciamo così, del linguaggio Python, e invece poi solo per la prova in itinere ci sarà un esercizio un pochino più complesso di algoritmo da pensare, in cui vi chiederemo di scrivere un frammento di codice in Python, non un programma completo, solo qualche riga che fa quelle operazioni lì che vi chiediamo. Non c'è tempo di scrivere un programma completo e poi non avete il compilatore per poterlo verificare, eccetera. C'è da scrivere 5, 6, 8 righe che svolgono quella parte lì di elaborazione. Dimmi. Lo scrivete a PC ma senza compilatore, quindi lo scrivete... Sì, sì. Ad esempio l'1 qual era? Addirittura l'1...
Dimmi. Non ti sei, scusate, non riesco a sentire la vostra compagna. Allora, voi vi apriamo una pagina su Moodle, no? In cui ci saranno 4 domande con la casella di testo vuota in cui potete scrivere. Le prime sono queste domandine qua di teoria in cui rispondete in 2-3 righe, 4, e poi c'è un'altra casella uguale, un pochino più grande, in cui scrivere il codice. Non potete provarlo, no, non potete, ma anche perché, essendo solo un frammento di codice, non ci sono tutti i dati, la lettura dei dati, non avreste neanche i dati da provare. Quindi dovete semplicemente scrivere l'algoritmo, noi ovviamente lo correggeremo tenendo conto che non deve girare necessariamente, no? Però capiamo come avete impostato la cosa. Dimmi. Il più possibile. Però su 5-6 righe magari uno ce la fa, no? Sì. Dimmi. Non ti sento, ma manco. Potete? Portare? La carta sì. Potete portare con voi, se volete, il foglio stampato con le funzioni, che potete anche portare all'esame, lo caricheremo già direttamente anche dentro il sistema, quindi lo potete anche vedere online dentro, e dei fogli di brutta bianchi, che poi vi portate via. Sì? Sì. Allora, sono 4 domande, le prime 3 sono in potenziale sostituzione delle 3 domande di teoria che avrete all'esame. L'altra sono punti secchi che si aggiungono. Ok? Poi noi vi daremo i punteggi di ogni singola domanda. Allora, dai, vediamo questa qua, la numero 1 che parla degli alias. Giusto per capire un po', dimmi. Quella che sto provando a fare. Ne hai qua 80 di esempio? No. 66 di esempio sono di questo tipo qua. Ci sono alcuni in cui ci chiede di spiegare come funziona, ad esempio. Sì. Per la parte di linguaggio che abbiamo visto finora, sì. Cioè, ad esempio, vedete, molte domande sono sui dizionari, sui set, eccetera, quello che non abbiamo fatto, le eccezioni neanche. Però adesso non abbiamo ancora fatto le eccezioni, però dice descrivere il costrutto try except come funziona, come si usa. Nell'esercizio 1, se vogliamo farlo come esempio, no, ci chiede cos'è un alias e i potenziali problemi adesso correlati. Se io lo dovessi riassumere in 2 righe, che non vuol dire spiegare, ma dire che cos'è, perché un alias, si parla di alias quando due variabili diverse fanno riferimento allo stesso valore. Ad esempio, questo è uno dei casi in cui creiamo l'alias. Quindi gli stessi dati sono raggiungibili in modi diversi. Che problema dà? Il problema è che modificando una variabile, diciamo il contenuto di una variabile, risulta modificato anche l'altro contenuto. Oh, che poi non è detto che sia un problema, perché magari lo voglio così, mi fa comodo che sia così. Magari a volte il problema è l'inverso, oppure un problema è che si può rompere il collegamento
se riassegno una variabile. L'abbiamo visto a volte, pensavamo di modificarlo, in realtà non veniva modificato perché abbiamo cambiato la variabile facendola puntare a un valore diverso. Quindi il problema sta nella differenza tra ciò che succede davvero, ciò che abbiamo scritto nel programma, e ciò che pensiamo che succeda, perché dobbiamo tenere bene traccia di quando ho creato l'alias e quando lo spezzo. Quindi questo è già una spiegazione lunga, diciamo così, per questo tipo di esercizi. Cioè, non mettetevi a fare dei poemi, ok? Avete 30 minuti in tutto, rispondete mirati esattamente al punto che vi viene richiesto. Qui non chiede, fate degli esempi, e allora non fate l'esempio. Se altre volte vi chiede di fare un esempio, dovete fare l'esempio, no? Quindi mi raccomando di rimanere sul punto della domanda. Giusto per chiudere, prendiamo il 28, vediamo cos'era, la domanda 28 di Python. Di nuovo la stessa. Poi un po' si ripetono, cioè, metteteci anche nei nostri panni di doverci inventare ogni volta domande. 47. Questa è carina. Si considera il seguente codice Python che vorrebbe creare una lista dei numeri da 0 a 9, ma che genera un errore che si chiama attribute error non type object has no attribute append. Si spiega il motivo dell'errore e si corregga il codice. Basta indicare la singola istruzione da correggere. Attenzione, questo l'abbiamo dato all'esame. All'esame completo avete il compilatore che potete usare. Quindi la prima cosa che deve fare è uno prende questo, fa il copia e incolla di là, faccio girare e vedo cosa succede. Okay? Quindi rispondere a occhio così non è facile. Allora vi spiego cosa succede qua. È sbagliato questo pezzo qui. Non ci vuole. A è una lista, A.append aggiunge l'elemento modificando direttamente quella lista lì. L'operazione di append non crea nessun valore nuovo e il suo valore restituito è none, nessuno, non restituisce nessun valore. Allora, cosa succede? Che alla prima iterazione A uguale lista vuota, I uguale 0, faccio lista A, append 0, perfetto. Quindi ho creato nella lista A un elemento che vale 0. Subito dopo distruggo la lista. Perché alla variabile A che puntava a quella lista adesso gli assegno il valore restituito dal metodo append che è nessun valore. Append non restituisce una lista nuova, non restituisce niente. Restituisce un oggetto di tipo none, niente, nessuno. Allora al secondo giro, quando I vale 1, io provo a fare A.append di I, ma A non è più la lista. A è none, niente. Quindi sto facendo none.append di I. E lui mi dice, no, guarda che none, una variabile di tipo none, non ha nessun metodo append che tu possa chiamare, perché append lo chiami sulle liste, ma A in questo momento non sta più facendo riferimento a una lista, ma a un niente. Ok? Come dicevo, a occhio non è banale, perché uno deve ricordarsi che append modifica e non restituisce nulla. Se uno debugga questo si accorge che l'errore capita al secondo giro, allora si chiede ma cos'è successo al primo giro, va a vedere variabile A e si accorge il perché. Ok? Allora vi lascio alla lezione successiva e poi tornerà Roberta alle 17:30 invece per farvi qualche esempio di esercizio del tipo di quello che troverete sulla terza domanda, quarta domanda.